Infatti, oggi parleremo delle stampanti 3D. Molti di voi le conoscono, ma tante persone, e soprattutto i giovani, non le conoscono. Quindi, queste stampanti è il futuro, è il futuro. E i prezzi naturalmente sono molto abbassati. È il futuro perché? Perché in effetti viene fatto un progetto, quindi bisogna conoscere il CAD, perché il CAD sarà richiesto in futuro a tutti gli studenti oppure i diplomati, i laureati che una volta usciti dalla scuola è la prima cosa che chiederanno quando andranno nel mondo del lavoro se conoscono il CAD. Perché? Che cos'è il CAD? Il CAD è che una persona si mette al computer, disegna un pezzo meccanico, un vaso, ecco, tanto per capirsi, e in pratica, quando il disegno è finito, viene dato in pasto a queste stampanti, queste sono piccoli, ma poi ci sono quelle professionali. E in pratica lo realizzano perché capiscono il linguaggio del computer, per cui mettendo la schedina già bella che è programmata, perché noi lì abbiamo, conoscendo il software, l'abbiamo scritto su quella schedina, e una volta infilata la schedina gli diamo uno start e questa parte. Ma questa stampante che cos'è di particolare? Di particolare è che lei riesce a fare i pezzi in tre dimensioni. Invece le stampanti che abbiamo a casa stampano la scrittura, invece questi sono capaci di riprodurre un vaso, un pezzo meccanico, qualsiasi cosa. E chiaramente bisogna disegnarlo con questo CAD, che io consiglio a tutti di impararlo, perché se non lo conoscete, non vi prenderanno al lavoro. Mi riferisco soprattutto ai ragazzi, ai giovani, diciamo queste nozioni valgono per tutti. Dunque, io ho fatto questo video perché su internet, naturalmente persone esperte, non prendono in considerazione il momento dell'acquisto della stampante, che uno l'acquista o gliela portano in casa e poi quello rimane lì, dice: ma adesso che devo fare? Ebbene, c'è un manuale che vi dice come dovete montarla. Non è difficile, in modo più assoluto, e quindi voi la montate. Qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma io non ho capito bene, ma che cosa fa questa stampante? Ve lo faccio vedere subito. Allora, bene, amici, io qui ho fatto qualche esempio. Questi sono oggetti che possono essere costruiti dalla stampante. Naturalmente, questi materiali, esistono materiali che è un filo, in pratica un filo in plastica. Però può essere una plastica poco dura, ma per arrivare addirittura alla fibra di carbonio o al nylon, quindi pezzi molto resistenti, e riesce a farli proprio come li vedete. Oh, quindi questo per darvi un'idea di quello che è in grado di fare. Qui possiamo disegnare bulloni, vidi, dati, pezzi di motore, in pratica è in grado di fare tutto. Normalmente sono matasse 1 chilogrammo di plastica che, passando sulla stampante, viene colata, e la testina provvederà a metterla nei punti richiesti dal progetto. Quindi è una bella invenzione. E nel futuro naturalmente saranno sempre più sofisticate, e queste le usano naturalmente già a livello industriale, perché queste tecnologie, quando arrivano a noi, già l'industria è lo scarto dell'industria, possiamo dire. Comunque,
a scopo didattico sono fantastiche. Normalmente si usa un software che pure è free, che non è a pagamento e non è difficile da imparare, e quindi una persona, un ragazzo, facendo una lezione alla volta, riuscirà a diventare un professionista. Ecco, quindi questo già è una gran bella cosa. Le spese sono ridicole, insomma, perché un chilogrammo di PLA costa 25-30 euro. Ecco, voglio farvi vedere come lavora, così per chi non la conosce avrete le idee chiare. Lavora per strati, gli americani dicono layer, cioè significa che se noi mettiamo un foglio dietro sopra un altro, alla fine faremo un libro. E questo è il concetto di lavorazione. E lei adesso qui, se fa un layer, poi ne fa un altro, e questo spessore aumenta fino a quando non avrà finito, non rispetterà quello che il software gli invia. Ecco. Allora, dunque, si è capito come funziona questa stampante tridimensionale. Ecco, però il video era finalizzato a metterla in opera per la prima volta, e adesso ci arriviamo. Dunque, volevo anche tranquillizzare le persone che dicono: ma io quando la uso questa stampante prima che mi imparo il CAD? Se volete realizzare degli oggetti, in internet è pieno di siti dove potete scaricare il progetto. Il progetto già ha un'estensione finale che si chiama STL. Poi vi servirà un altro software che si chiama Cura, diciamolo in italiano tanto per capirsi, si chiama Cura perché con questa cura noi diremo andremo ad aggiungere delle informazioni al file che abbiamo creato, per esempio quanto deve essere la temperatura di questa piastra riscaldante, oppure la temperatura dell'estrusore e così via, insomma altri parametri, per far sì che questi parametri si aggiungono a quelli già del disegno, e in pratica siamo soddisfatti. Questo lo invieremo su la schedina in dotazione, infiliamo la schedina e facciamo partire. Quindi nessuna paura. Poi, naturalmente, facendo prove, possiamo variare i parametri, ma quella è una questione che si acquisisce con l'esperienza e col tipo di stampante. Possiamo determinare quanto deve essere questa temperatura, quanto magari si restringe un tipo di filamento, oppure quanto deve essere il calore di questa piastra, e così via. Quindi fino a qui siamo arrivati e spero di essere stato chiaro. Adesso andiamo avanti per chiudere poi l'argomento. Dunque, ecco, ho fatto altri esempi di cosa si può realizzare con una stampante 3D, e qui si usano materiali duri, e questi funzionano a tutti gli effetti, perché anche nelle automobili sono ingranaggi in plastica, e adesso quindi non meravigliamoci, ecco qui per gli appassionati di animali, di meccanica. Si riesce a fare tutto.
Queste possono essere più grandi, più piccole, se riesci a fare anche mollette per il bucato, io qualcuna l'ho fatta per così, per esercitarmi. Bene, andiamo avanti. Vabbè, allora tutto quello che serve per realizzare il primo progetto, perché era quello il fine, no? Il primo progetto 3D. Quindi è dalla creazione del modello alla stampa. Stampare un oggetto 3D non è come stampare un foglio di carta. Non basta acquistare la stampante 3D. Occorre preparare il file nel formato giusto e altrimenti sarà solo uno spreco di materiale e soprattutto una perdita di tempo. E quando dico tempo intendo davvero molto tempo, perché per la stampa 3D di un oggetto si potrebbero impiegare addirittura molte ore, dipende la definizione, dipende se è pieno, se lo vogliamo fare vuoto, dipende da tante cose. Allora, se siamo alle prime armi, è bene seguire attentamente quello che diremo in seguito. Quindi, se ti approcci a questo mondo, guardando il tutorial, avrai le idee più chiare, per comprendere i concetti base per poter realizzare i primi progetti. Dalla scelta della stampante 3D è come, creare i file G-code, per la stampa. Allora, come scegliere una stampante dipende da tanti fattori, cioè una stampante naturalmente per uso domestico, non credo che la prima stampante la acquistiamo una stampante professionale, quindi consideriamo esclusivamente la stampante a filamento. Ci sono molti modelli che partono da 100 euro in su. La differenza naturalmente quelle che costano di più e sono più definite. E io penso che su i 200 euro è un'ottima stampante. Poi la stampante ha qualche incremento in più di prezzo se magari è preassemblata. Se uno poi già dimestichezza con viti, pinze, il problema non esiste assolutamente. Allora, poi bisogna tenere in considerazione il volume di stampa, cioè il piatto e i movimenti che la stampante riesce a fare. Io ne ho acquistata una che è 20x20x20 di altezza, quindi amici, sono belle cose che si possono realizzare. E quindi già stiamo su una buona fascia. Poi vediamo un po'. E la risoluzione in millimetri, su quelle stampanti già ci siamo. I materiali per realizzare gli oggetti per la stampa, il PLA viene usato, l'ABS costano più o meno lo stesso, ma il primo, cioè il PLA, è biodegradabile, quindi non è nocivo per la salute, si può stampare anche dentro casa. Però si può approfondire anche l'argomento leggendo le specifiche di questi filamenti. Allora, dobbiamo creare il modello 3D. Dopo aver acquistato la stampante, il passo successivo è quello di realizzare il disegno 3D dell'oggetto. Che vuoi stampare? Ci sono diversi programmi di modellazione, questo io l'avevo lasciato per ultimo, quando parlavo di CAD. Sono programmi di modellazione a 3D, cioè a tre dimensioni. Quindi i più noti sono programmi di modellazione che si chiama Blender, FreeCAD, DLAB, TinCAD, Fusion 360, e la maggior parte usano proprio Fusion 360, lo uso anch'io. Poi
SketUp, SketchUp e altro, non so se ho detto bene, e in pratica quest'ultimo è questo SketchUp lo vedo più adatto alle costruzioni per architetti. E invece quello che usiamo, Fusion 360, che è free, e diciamo che riusciamo a realizzare benissimo pezzi meccanici. Allora, se però vuoi, come avevo già accennato, provare la stampante, scarichi da internet i disegni di oggetti 3D pronti per la stampa. Allora, scegli quelli che più ti piacciono le prime volte, insomma, non scegliere quelli complicati perché queste plastiche fuse poi già si possono ritirare e magari non hai una precisione assoluta. Ricorda di scaricare quelli nel formato STL, Sondrio, Torino, Livorno. Allora, come si prepara questo file per la stampa in 3D? Dopo averlo creato, quindi se siamo esperti lo creiamo oppure lo scarichiamo, questo benedetto file STL, occorre ancora un passaggio prima di poter stampare l'oggetto in 3D. Devi convertire il file STL in formato G-code, che è quello da dare in pasto alla stampante. Io questo già l'ho accennato e in pratica ho detto che dovevamo tenere presente, settare in pratica la stampante. In pratica il file G-code contiene tutte le istruzioni che deve seguire la stampante 3D per realizzare l'oggetto. Per convertire il file STL in G-code si usa un altro programma, chiamato questa volta Cura, che è uno dei migliori. Ne esistono altri, ma Cura uno dei migliori. È un software anch'esso gratuito e adesso siamo arrivati alla versione 4, che è l'ultima versione, e quindi lì studieremo pure Cura co come funziona per impostare i parametri. In pratica, dopo aver configurato tutto, l'interfaccia di Cura non è molto difficile, si può passare finalmente alla stampa. Questo è l'aspetto di Cura, del software Cura. Dunque, naturalmente questo va scaricato e deve essere installato. Selezioniamo la nostra stampante 3D andando in setting stampante e cliccando su aggiungi stampante. Dopo aver configurato la stampante 3D con i parametri raccomandati, si va in File, si clicca su Apri, si seleziona quindi il file STL dell'oggetto 3D che vuoi stampare e Cura ti permette di aprire anche altri formati di file come OBJ, DAE, AMF. L'interfaccia di Cura è molto semplice. Sulla sinistra trovi un pannello con gli strumenti, spostamento, scala, rotazione dell'immagine, speculare. Quello più importante è la scala perché ti permette di ingrandire o rimpicciolire l'oggetto 3D in base alle tue preferenze. Il pannello in alto a destra invece ti permette di configurare i parametri per la stampa. Se però non sei ancora molto pratico di stampa 3D, ti conviene non toccare nulla e lasciare i parametri di default, cioè i parametri che sono stati fissati all'apertura. Altrimenti puoi cliccare su Custom, e impostare manualmente la qualità, la percentuale di riempimento e lo spessore e ancora altro dell'oggetto.
Allora, se la tua stampante è collegata al computer, puoi anche avviare la stampa direttamente da GURA, anche con la scheda di memoria, anche se con la scheda di memoria è più pratico. Prima di stampare, puoi effettuare un controllo per verificare che il file G-code sia stato creato correttamente con i vari strati dell'oggetto che poi verrà effettivamente stampato. Per farlo, basta andare nella finestra preview. Ti ricordo che dovrai avere molta pazienza perché la stampa 3D richiede molto tempo anche per un oggetto di piccole dimensioni. Possono volerci anche diverse ore. Ma al termine voi rimarrete molto, molto soddisfatti. Bene, amici, a questo punto i primi passi, spero che avete incamerato tutto e quindi siete pronti per fare il primo oggetto, anche se l'avete scaricato da internet, non ha importanza. Fate le prove. Magari prendete un cubo, fate un cubo e lì fate delle prove per vedere come viene, dando più caldo alla piastra, meno caldo, più caldo all'estrusore, il tipo di materiale. Alla fine acquisirete, e poi se girate bene su internet troverete dei video interessanti fatti da persone, da youtuber in effetti, che per esempio un modello per vedere la bontà della stampante e tutto quanto dei settaggi alla barchetta. Ecco, quindi lì su internet troverete degli youtuber che hanno fatto diverse prove e potete magari consultarli e farlo pure voi. Io vi ringrazio, questa volta sta un po' più lunga del solito e ci vediamo al prossimo video.